Tutto è pronto per la 22esima edizione della Green Fondo Paolo Bettini, la geotermia. Siamo a Pomarance, nel cuore caldo della Toscana. Un evento che, anche per il 2019, si conferma come uno degli appuntamenti inseriti nel sempre più noto e apprezzato per chi pedala circuito In Bici Top Challenge, oltre che nel calendario della Coppa Toscana On The Road. La macchina organizzativa è quella targata Velo Etruria Pomarance con la complicità del due volte campione del mondo e oro olimpico Paolo Bettini. È un weekend di sport e festa all'insegna della natura, della gastronomia e del divertimento, non solo per i concorrenti ma per tutta la famiglia. Il programma infatti è vario e ampio. Si comincia sabato pomeriggio con l'evento A Scuola di Bici con Paolo Bettini e Silvia Parietti. Manifestazione bella e riuscitissima con i bambini che hanno animato il centro del paese tra gincane, giochi di abilità e anche una caccia al tesoro. Il tutto in bicicletta ovviamente, trascinati dall'entusiasmo e la simpatia dei due campioni sui pedali. La domenica è il giorno della Green Fondo e neppure la pioggia è riuscita a rovinare la festa. Sono oltre 1000 infatti i concorrenti che hanno deciso di rispondere all'invito di Paolo Bettini, presente insieme al compagno di tante avventure Luca Paolini e tanti altri amici come l'ex campionessa tricolore Silvia Parietti, il noto e apprezzato commentatore sportivo Andrea Berton, la campionessa del mondo di gran fondo Astrid Schartmüller, Elisa Scarlatta alias Cherry Boom Boom, ciclista e mamma di successo tra le più famose influencer sportive in Italia, e la super sportiva Ilaria Cavallari e tanti altri ancora. Paolo, ricordiamo che questi sono 1000 amici che avranno l'opportunità di staccare il campione olimpico, due volte campione del mondo. Assolutamente sì, come vedi siamo davanti, partiremo davanti come ogni anno. Nei primi chilometri mi tirerò a destra, cercherò di farmi sfilare da tutti e tutti potranno dire che hanno staccato Paolo Bettini. Dopo il via ufficiale dato dal sindaco di Pomarance, Loris Martignoni, sulle note suonate dalla banda di Pomarance, gli oltre 1000 concorrenti, come un serpentone colorato di maglie e biciclette, hanno attraversato su e giù le colline della geotermia, il cuore caldo della Toscana, dove si è imparato a trasformare l'energia del sottosuolo in una fonte di energia pulita. Sì, perché la Green Fondo è sinonimo di sport, natura e rispetto dell'ambiente. Per quanto riguarda la cronaca delle gara, nel percorso medio fondo di 85 km in campo maschile ha vinto Niki Giussani del team Barbil su Davide Lombardi, terzo Carlo Bugliani. Tra le donne il successo va ad Astrid Schartmüller del GS Alpilatte, che ha fatto valere la sua maglia iridata di Gran Fondo World Series battendo Marina Lari della Bike Innovation, terza Annalisa Fontanelli del ciclosport Poggi Bonzi. Nella prova regina alla Gran Fondo di 133 km tra gli uomini, successo di Giovanni Nucera della Promotex, Lorenzo Fanelli del team MP Filtri, terzo Mattia Fraternali della Melania Falerio. Tra le donne merita l'applauso Arianna Marchesini della Somec MG Kvis, bravissima vincitrice della prova. Come ogni anno la manifestazione si conclude con l'arrivo in parata di Paolo Bettini con i suoi fidati gregari a suggellare quella che, ancora una volta, è stata una giornata di grandissima festa.
heart like you.